Ciao a tutti e bentornati qui sulla North Friesische Marsch. Allora, dall'ultima puntata ho comprato il campo 18 e adesso lo andiamo a tagliare l'erba prima che ci andiamo a piantare sopra gli alberi, perché almeno una decina di balle riusciamo a farle e non sarebbe male andarseli a vendere perché qualche soldo in più, o li mettiamo dentro il nostro biogas o li andiamo a vendere. Ok, ce l'ha fatta a fare la curva, benissimo. Stavo dicendo, o li andiamo a vendere, facciamo qualche soldo, recuperiamo magari i soldi del campo che abbiamo speso. Allora, tu intanto vai lì, o per meglio dire, è già arrivato, quasi quasi, facciamo una cosa, faccio io. Faccio io, tanto lui è veloce, non ne ho problemi. Tagliamo l'erba e nel frattempo andiamo a riempire il nostro biogas con delle balle che abbiamo lì sul campo vicino alla fattoria. Perché abbiamo anche le balle lì, noi ne abbiamo. Io direi che quelle che abbiamo fatto sull'isola le andiamo a vendere. Tanto secondo me il prezzo, siamo a gennaio. Il prezzo dovrebbe essere lui. E le altre balle che abbiamo vicino alla fattoria le andiamo a mettere dentro il nostro biogas. Adesso organizziamo tutto mentre lui taglia l'erba, tanto lì alla fine non ci vorrà tanto, 5 minuti. Saranno due esterne, no, una esterna, non lo so, adesso vedo. Vediamo cosa viene fuori. Qua non Ma potrei pure tagliarla, tanto alla fine non è un problema. Ok, tagliamo quest'erba. E qua. No, due giri bene. Inizio campo va bene. No, stai a zero perché non voglio che vai a finire fuori. L'ha già generato? Ah sì, tanto lì ci vuole poco. Ok, allora tu mi fai l'andana. Ok. Dal primo punto, va bene, tu inizia subito e io ti mando l'altro con ah, dovevo restituire anche questa. Restituisco anche questa e tu vieni con me che andiamo a fare le balle. No, ho sbagliato tractor. E questo a fianco. Allora, campo 18, tanto qui è vicino, non è un problema. Campo 18 è quando. Perché? Ah, probabilmente dalla posizione sono su un puntino a marcia indietro, forse non ci riuscivo per quello. Infatti, adesso sì. Ok, tu sei a posto, andiamo a prendere il camion. Dov'è? Qua. Allora, voglio mettere, vediamo se c'è qui un punto vicino. Sì, c'è un punto vicino. Direi di mettiamolo qua, un provvisorio. Così carichiamo le balle da qua e le portiamo direttamente. Facciamo 1-1-1, così sappiamo. Questi sono i miei punti provvisori. Questo. Ok. Adesso ne porto un po' al biogas e poi prima vendo tutto il resto.
No, non mi ricordo adesso se là dovevo scaricare a destra. Vediamo un po' se mi... Allora. Biogas, dov'è? Impianto biogas nord. Consegna balle. Out. No, ma questo è sud. Qua. E dovevo scaricare a destra. Scarica a destra, ok. Allora, impianto biogas. Qua. E qui carica i Brutoballo, vabbè, ma questo non è importante, tanto qua non li carica, ma li carica. L'importante è che li scarica. Ok, allora facciamo un viaggio perché non so come sono messo il biogas. Non voglio restare senza. Ah, ce ne sono ancora 500.000. Beh, adesso facciamo un paio di viaggi da qui e poi il resto lo vendiamo. Vediamo quanto abbiamo incassato stanotte, o per meglio dire ieri, tutto il giorno, prodotti venduti 107. Cosa abbiamo venduto ieri? Non mi ricordo. Comunque, da ieri sera che sono andato avanti a stamattina abbiamo beccato i 36 di prodotti venduti. Entrata al racconto, cos'è? Costi acqua, salari e costi di consegna della produzione. Sì, questi sono i costi di consegna dell'elettricità che da qui, questi qua producono corrente, sono i costi che da qua mi vanno verso la segheria e tutto quello che ha bisogno di corrente elettrica. Diciamo che il trasporto della corrente si paga. Ok, immaginavo quasi. Forse era meglio se stavo quei 2 mm lì, me li tenevo. Ma tanto è per una volta sola. Vediamo quante balle vengono fuori. Speriamo che vengano fuori le balle che almeno ci paghiamo i costi della mietitura qua. No, dritto. Allora, speriamo che sono messo bene, che altrimenti... Ah sì. Una, due, tre... tre filari, dai. Ma sì. Allora, andiamo a vedere la roba per piantare la legna. La legna. Silvicoltura, pianta, 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 qua. Noleggio, ma questo tanto non lo compriamo di sicuro. Indietro, andiamo a comprare. Piantine. Ce ne sono 20. Abete, sì, io direi di comprarne. Ma. 5 a 6. 5 sono 100 alberi. Ne sono 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo 5. Non vorrei che magari dopo... Allora, tu sei troppo grosso, tu mi servi per piantare gli alberi. Per caricare i pallet ci possiamo andare anche il piccolo.
Beh. Allora, tu vai in segheria. Ok. Tu vai lì e io torno con il piccolo a prendere il resto dei pallet. Ops. Cosa c'è più andato qua? Dinkel. Ponte? Ah, eccolo qua. Ponte. Ah, Big Game è già finito. Perfetto. Vabbè, adesso carico questi. Vediamo cosa c'è. Europallet, perfetto. Carico questi che li mando anche in segheria. Stacco il Big Game, attacco l'imballatrice. Così mentre le lavora io mi semino, mi pianto poi gli alberi. Gli alberi non si seminano, ma si piantano. Dove vai? Altri due. Spero che bastino. Boh, non lo so, adesso vediamo. Allora, segheria pure tu. Chiudiamo tutto. Punti vendita. Segheria. Ok, andiamo Big Game. Facciamo una cosa che... copiamo il percorso. Ti parcheggio un attimo qua, tanto nel momento in cui ho bisogno so dove sei. Ma il camion è arrivato, ha scaricato, cosa ha fatto? Ah, è già tornato, benissimo. Ok, un altro viaggetto. Guardate un po' come cadono, sembrano delle tessere dei domino. Ok, allora, vai un altro viaggio e poi dopo andiamo a venderne qualcuno. Io dovevo andare in segheria. Allora, questo è arrivato. Ok. Ora, per fare una cosa mezza pulita, facciamo una cosa. Vediamo se... allora, vediamo se mi ricordo. Perché, come si calcolava il campo? Wow, non mi viene pure male a vederlo. E se lo registro invece? Faccio prima, no? Almeno vedo dove metto le manine qua. Cioè, le ruote più che le manine. Cosa c'è qua? Ah, me ne sono dimenticato uno. Ah, va. Deve stare dritto, per quello mi sarebbe piaciuto farlo più col mouse, ma non si vede dove sono.
Vuoi salvare per quanto riguarda il CPU? Allora, larghezza di lavoro, mettiamo anche 3,5, sì. Perimetrali, nessuna. Non si capisce niente. Fammi vedere. Ma potevo fare anche un po' più largo. Sì, facciamo un pelo più largo. Invece cosa ho fatto? Facciamo 5. 4, dai. Vediamo. No, facciamo 5. Almeno 5 metri gliela vogliamo dare? Ok. Sì, meglio. Ora possiamo farlo fare anche a cosplay, ma tanto a me servono le linee per sapere circa orientarmi io dove devo piantarle o meno. Il numero di alberi è troppo elevato, taglio. Ah! Tagliane qualcuno se avessi soldi per comprare i campi. Vabbè, fermati lì. Mi sa proprio che devo attivare l'altra mod. Aspetta, ma qui non ce n'erano due? Vabbè, per fortuna che il trigger è grosso e riprende. Consegna balle. Nord. Balle auto. Ah, ok. Vabbè, mi sono sbagliato per quello. Allora, tu non vai qui. Tu vai. No, non mi ricordo se. Dov'è? Qui. Ci avevo messo i punti. No, ci ho messi. Isola Sud, balle 01. Ok. Però non li consegniamo qua, ma li andiamo a consegnare al Biogas Sud. Consegna balle. Questo è. Dai, adesso. Scarica a destra? Sì, ok. Vediamo se questo funziona. Allora, lì la nostra imballatrice come è messa? Questo non li posso piantare perché ho disinstallato la mod quella per piantare più alberi. Questo si è imballato qua perché? Perché c'è questo davanti? Andiamo a prenderci. Dai, 4 balle possiamo farle anche noi. Cioè, mi secca adesso spegnere il gioco, andare ad attivare la mod e poi continuare a giocare. Tanto finisco di fare queste 4 balle qua e nel momento in cui ho finito qui, dopo chiudo il gioco, attivo la mod e vado a tagliare gli alberi. Cioè, vado a piantare gli alberi, non a tagliarli.
Avevo attivato quella mod quando ho fatto la mia fattoria dove ho piantato gli alberi tutti per estetica. Poi dico, vabbè, non mi serve più perché li andremo a tagliare che a piantare. E l'ho disinstallata. Prossimo giro, adesso la torno a installare. Così almeno piantiamo gli alberi. Perché ci sono tanti alberi sulla mappa. Il problema è che dovremmo comprare i campi e poi tagliare gli alberi, ma con i soldi che abbiamo noi non ce la facciamo. Siamo un po' a corto. Di sicuro faremo dei soldi nel momento in cui andremo a vendere tutti i prodotti, quelli dei pesci, quella roba lì. Quelli ogni pallet porta dei gran guadagni. Però dobbiamo aspettare il prezzo massimo. Dai, gli ultimi 2 metri. Ok. Tanto non ce la facciamo a fare un'altra bala da questa roba qua. Ok, via. Allora, tu ti vai a parcheggiare, tanto hai un parcheggio assegnato. Ok. Il percorso lo tiro via, tanto non mi serve. Mi serve un trattore. Quale? Questo no, quello no. Ah, non ne ho disponibile tranne questi. Ok. Questo è qua. Me ne manca uno, dov'è? Ah, eccolo. Ma infatti dico, ma strano, me ne manca uno. Allora, dobbiamo tenere anche d'occhio il nostro camion con che è andato a caricare le balle, perché non vorrei che fate viaggi a vuoto senza averli caricati. Allora, 5 km orari. Secondo me è arrivato lì vicino dove sta caricando. Vediamo. Dov'è? Infatti, carica, ehi. Ancora sta cosa. Fammi vedere, non vorrei che di nuovo quel problema che ho avuto. Ok, allora dov'è? Qui andiamo a caricare queste 4 balle e secondo me siamo anche a buon punto. Beh, cos'è questo coso qua? Allora, dai, vediamo quando ne sono venute. Io dico intorno ai 10-12. Vediamo, eh. Non li ho contati proprio in velocità. È già pronto? Ok.
Vediamo cosa viene fuori. E 7. Beh, se arriviamo forse a 10. Nove. Siamo a 9. Bene. Torniamo indietro. Sì, potevo tagliare anche questi, ma non mi serve adesso. Ho altro lavoro da fare. Mettermi a perdere, cioè, lì alla fine veniva fuori forse una balla. E allora non ne vale la pena. Dai, che ci siamo quasi. Queste però dove le metto? Non le posso mettere insieme agli altri perché questa è ancora erba, quello insilato. Le metto da completamente un altro punto, vediamo. Facciamo così, che le metto qua a destra, così so che questi non vanno toccati. Ah, me lo dimentico sempre. Ok. Vediamo il camion dov'è. Ha già scaricato. Ah, i soldi sono arrivati. Benissimo. Beh, direi che qua un paio di viaggi abbiamo da fare. Ragazzi, io qui ho finito per oggi. Vi do appuntamento a giovedì a un'altra puntata della nostra Space Marsh. Un saluto, ciao!